diamo il benvenuto a Willy Peyote. Ciao, benvenuto a Radio Bruno. Allora, primo Sanremo, e così per metterti proprio a tuo agio tranquillamente, la critica proprio ha detto che è una canzone meravigliosa. Tra l'altro ti mettono lì sul podio e potresti anche vincere proprio il premio della critica. Insomma, direi proprio un inizio alla grandissima, senza ansia e senza tensione, esatto. Giusto? Senza pressione di nessun genere, ottimo. Non sono abituato a partire con i favori del pronostico, quindi andrà malissimo. Io di solito preferisco partire da underdog. Invece, raccontiamo bene la tua canzone, dai. Guarda, è una canzone particolare, nel senso che è un cortocircuito questa canzone, sia musicalmente che a livello di testo, perché comunque io salgo su quel palco a prendere in giro me stesso, a prendere un po' in giro anche Sanremo e tutto il carrozzone. Mi diverte molto che abbiano accettato di farmi arrivare con un pezzo così. Spero che venga capito però qual è il tentativo, che non è una spilza di critiche o di polemiche, in realtà è più appunto una grande presa in giro, perché secondo me è un momento storico in cui dobbiamo prendere sul serio quello che diciamo e facciamo e un po' meno noi stessi. Assolutamente sì, una grande veritiera istantanea, dai, diciamolo. Quando è nata nello specifico questa canzone? In che periodo? Ma guarda, dalla fine dell'estate in poi è come ha cominciato a nascere. Diciamo che l'ho completata tra settembre e ottobre, mettiamola così. Quindi l'ho scritta non tanto tempo fa. Hai sdoganato tantissime parole così, che diciamo tra di noi, che però sul palco dell'Ariston si stanno sentendo proprio in questa edizione. Hai immaginato mentre scrivevi che c'è la nonnina all'ascolto che sente queste parolacce? Sì, l'ho immaginato, ci sarà anche la mia personale, le mie nonnine saranno lì a guardare, quindi spero che non siano troppo in imbarazzo. Però sai, ho anche pensato che è giusto scrivere come si parla, io parlo in quel modo lì, quindi... era un modo per restituire anche un po' di realtà al discorso. Devo dire che però, vista la puntata di ieri, non sono proprio l'unico, sono in buona compagnia, ecco. Ma infatti, perché Amadeus, scegliendo le canzoni, ieri ha detto: ci penso io, ragazzi, proprio mi metto io con la faccia, dedico di tutto e di più all'inizio, che così poi abbiamo sdoganato. Senti, invece quest'anno tu hai molto entusiasmo, perché hai sempre visto il festival e volevi capire dietro le quinte che succede. Quindi... È vero, anche se dietro le quinte ci fanno stare pochino, nel senso che ci trasportano così come dei pacchi. No, però è divertente, anche solo quel poco che ho visto da dietro le quinte è stato molto divertente, perché anche vedere appunto come si muovono tutti i lavoratori che ci sono dietro quel tipo di evento è molto formativo. Ecco, io sto comunque prendendola sul ridere, ma per imparare tante cose, credo che sia un contesto in cui c'è la possibilità di vedere tutto ciò che prima da casa non potevi immaginare. Quel micro nano secondo prima di iniziare, che si fa, che si pensa? Spero di pensare il meno possibile, perché se penso mi distraggo, quindi cercherò di essere il più concentrato possibile. Allora insieme pensiamo a giovedì, perché veramente ci emozionerai tantissimo con Samuele Bersani. Guarda, non ti so dire quanto sarò emozionato io, a parte che il palco comunque emoziona, quel tipo di palco lì. Poi avere Samuele vicino è veramente un regalo che lui ha deciso di farmi, e sarò molto contento. Spero soprattutto di essere all'altezza del brano che andiamo a proporre e dell'importanza che quel brano riveste nella cultura musicale italiana, quindi sarà un bel momento. Poi non è neanche una data casuale, insomma, il 4 marzo, il compleanno di Lucio Dalla, con la figura di Samuele si lega molto. Tra l'altro nel pezzo è presente una linea di voce dello stesso Lucio, quindi insomma sarà un momento bello. Ma meno male che ci avete pensato voi, perché era una data importantissima e insomma sembrava un pochino così passato in sordina, quindi grazie mille anche da parte di tutti i nostri ascoltatori che amano follemente Lucio Dalla e andava onorato. Ringraziare Samuele, tutto. Senti, ma hai avuto degli incoraggiamenti, un incoraggiamento speciale, particolare che si può dire magari da qualche collega? Devo dirti, in realtà moltissime persone, anche non direttamente miei fan, mi hanno scritto per dimostrarmi vicinanza e darmi in bocca al lupo. È una cosa che mi ha molto rincuorato. Ieri sera ho sentito, senza motivo così, non me l'aspettavo, ho sentito Pippo Baudo, mi hanno passato un telefono, a un certo punto c'era Pippo Baudo dall'altra parte, non ha potuto farmi un formale in bocca al lupo perché non può schierarsi ovviamente con uno o un altro concorrente, però è stato strano e lì è stato ufficialmente entrare nel mood sanremese. Se parli con Pippo Baudo sei ufficialmente a Sanremo. No vabbè, Willy, ho la pelle d'oca, però lui non può dire l'ho inventato io, perché è fatto tutto da solo, hai capito? Ma è eccezionale questa. In questo caso sì, però comunque sentirlo davvero mi ha dato una sensazione strana, cioè lì ho capito che sono ufficialmente sul palco dell'Ariston. Allora noi ti ringraziamo e non vediamo l'ora insomma di vederti sul palco, e grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi.
Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enca Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,